do solamente alcune parole sulla questione del concorso. Spendo solamente altre due parole sulla questione del concorso. Io ho sempre parlato in aula senza microfono, quindi continuo così. Soltanto per dire una cosa, del concorso vedete il sito è www.architetticercasi.eu, tutto il materiale è disponibile, se qualcuno vuole il bando ce ne sono alcuni qua sulla cattedra. L'unica cosa che mi interessa rimarcare qua all'università è che questo concorso ha moltissime particolarità. Una delle tante è che è un concorso aperto a tutti gli architetti europei, ma è in italiano. Questa è una scelta, è stata una scelta sofferta, complessa, su cui abbiamo lungamente dibattuto, tra globalizzazione e locale, proprio c'è dentro tutta la nostra epoca in questa scelta, e alla fine si è scelto questa mediazione. Può dire anche che è stato per risparmiare sulle traduzioni. Oppure per risparmiare sulle traduzioni, a seconda dei punti di vista. E in ragione di questa scelta abbiamo avviato un'iniziativa che è quella che vedete contraddistinta da quel bollo là in alto sul sito che è Adopt an Architect. Cioè noi chiediamo a studenti e giovanissimi architetti italiani, in particolare milanesi, di rendersi disponibili per fare da base, da traduttori, da aiuto a giovani studi stranieri che vogliono partecipare al concorso. Questa cosa può essere fatta attraverso il sito, cioè voi potete andare su questo sito, cliccare quel bollo Adopt an Architect, introdurre i vostri dati e la lingua che parlate, e in questo modo venire contattati dagli studi che vorrebbero partecipare al concorso. Questa ci sembra un'iniziativa divertente, ovviamente sempre nella logica estremamente informale e low cost di questo concorso. Non vi aspettate che poi vi contatti lo studio per pagarvi milioni di euro per fare da traduttori, non è questo il principio, però penso che possa essere un'occasione per creare nuove relazioni tra un'Italia che ha tante risorse ma anche tanto bisogno di vedere come si fa all'estero e studi stranieri che potrebbero essere interessati a lavorare in Italia. Con questa questione di Adopt an Architect chiudiamo la presentazione del concorso, ci siamo già dilungati troppo, la giornata oggi è dedicata all'housing europeo e in particolare a due casi molto belli che noi abbiamo voluto mettere nelle good practices di questo concorso e mettere direttamente i progettisti nella giuria. Visto che ci piace fare le cose un po' a modo nostro, abbiamo pensato a questa cosa. Prima che i nostri architetti ospiti possano presentare i loro progetti, voi vedrete questi stessi progetti presentati da degli studenti. All'interno del laboratorio di progettazione di architettura 2 del corso di laurea in costruzione di architettura del professor Guidalini, che è qua con noi stamattina, noi diamo all'inizio dell'anno alcuni progetti di housing europeo molto recenti agli studenti da analizzare, senza dargli nient'altro. Gli diamo il nome dello studio, il nome del progetto e basta. Loro devono industriarsi, di solito mandano un'email agli studi, sono quasi sempre studi giovani che quindi rispondono, mandano CD, poi ci sono avventure più o meno divertenti, e alla fine otteniamo un PowerPoint, una presentazione in cui gli studenti raccontano gli edifici. Siccome due degli edifici che abbiamo analizzato quest'anno sono proprio i due edifici che poi oggi vedremo, abbiamo avuto questa idea di farvi prima raccontare gli edifici dal punto di vista di uno studente del secondo anno italiano. Quindi do direttamente la parola ai nostri studenti che vengono a raccontarvi i suoi progetti.